Un anno in Parlamento e 6 milioni di grillini convinti fuori? Queste persone stanno impazzendo, è un'onda che non si ferma. Io dopo lunedì ti ho detto, ma che hanno votato il 40%? Perché non è il problema di chi hanno votato, è di cosa hanno votato. Chi ha sentito il programma del PD? Qualcuno di voi ha sentito il programma del PD? C'è stato un enorme spot elettorale gestito dalla televisione, dai giornali, dai media, che ci hanno detto quanto era bello e quanto era bravo, che hanno detto invece noi quanto eravamo brutti e cattivi. A parte che brutta e cattiva, ma perché? Finale, non ho capito, ma li avete visti che belli che sono i ragazzi che vi rappresentano? Avete un gruppo in Emilia Romagna che è incredibile. Io ci lavoro tutti i giorni, li conosco uno per uno. Qualcuno di noi ha avuto fortuna e sfortuna di essere più o meno mediatico, ma alle nostre spalle, e io ne cito una in particolare, che è Elisa Bulgarelli, che è il mio mentore su quello che è tutto il punto di vista economico. C'è la Montevecchi che mi racconta che cosa succede in cultura, perché poi in realtà noi rimaniamo e siamo dei portavoci. Dietro di noi c'è un gruppo, ci sono 160 persone, 150 siamo rimaste, ma vanno bene così, credetemi. Ci sono 150 persone che si fanno veramente il mazzo, e se lo fanno, io mi sono andata a vedere quanti emendamenti avevamo presentato in un anno. Abbiamo presentato 8.000 emendamenti. Abbiamo presentato centinaia di disegni di legge, abbiamo presentato mozioni, interrogazioni. Una di queste interrogazioni, ed è stata proprio grazie alla Montevecchi che l'abbiamo presentata insieme, ha tirato fuori lo scandalo di Avas e Lucentis, due farmaci che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano ci ha fatto pagare 1.000 euro, un farmaco che in tutta Europa costava 100 euro. Oggi siamo in contenzioso, la Corte ha riscosso. Il ministro sta cercando di salvare la faccia, ma noi siamo sul pezzo, fra poco ci saranno delle sorprese, le vedrete, perché quando hanno pensato che potevano averci in qualche maniera fermato, azzoppato, piegato, noi siamo entrati là dentro che ci crediamo ancora di più, e ci crediamo perché non si ferma il cambiamento. Può essere un piccolo momento nel quale ci guardiamo intorno, ed è anche importante, signori. Non si usano parole forti, almeno è bene forse far capire che le cose devono essere fatte mano a mano. Eppure questa è una guerra, ed è vero, e ognuno di noi ha bisogno di sapere che quando sei in guerra chi ti sta accanto non ti tradisce e non si tira indietro. E il fatto di sapere, no, siamo sicuri di questo, perché avete dimostrato che ci sono 6 milioni di persone che non si sono tirate indietro, che anzi hanno detto andiamo avanti, e andiamo avanti così, e crediamo che si può fare. E oggi questa è la dimostrazione. Io non ho nessuna, a parte che, cioè, non vorrei essere nei panni di Bertolotti, perché Bortolotti. Lo so, sono romana, io la E la metto un po' dappertutto, cioè niente, non è un caso. Vedevo lì. Che se va a far sindaco è tosta, eh? È tosta assai. E allora, ma chi se ne frega? Se viene, ben venga. E se non viene, quanto durano? Quanto rimangono in piedi tante belle parole che sono state dette? Se il Movimento 5 Stelle è servito esclusivamente a non farli sbandare più di tanto, a dirgli guarda che io sto qui, e piano piano sono sempre più in ogni comune, sono in ogni regione, ma voi davvero pensate che questi hanno rimesso un po' la testa a posto e stanno sulla retta via perché sono diventati bravi? Questi hanno messo un po' la testa a posto e si sono messi sulla retta via perché sennò io siamo un mazzo così là dentro, e questo sia chiaro. E non ci fermiamo. E allora ve ne racconto una di quelle che poi ti fanno capire quanto è importante che noi continuiamo a stare là dentro e che siamo sempre di più, a piccoli passi. Siamo in commissione difesa, c'era da discutere il disegno di legge sulla corruzione, sull'anticorruzione. Abbiamo detto inutile che noi mettiamo delle toppe di qua e di là. C'è un problema grande in questo paese che è dato dalla corruzione. Non c'è, l'abbiamo visto, l'Expo, il Mose, ma quanti ce ne stanno di esempi. Se
se veramente togliessimo questa classe politica i giornali non saprebbero più che scrivere. Sono rimasti delinquenti banali, ogni tanto esce fuori il Carogna, ma se no sono solo politici, assessori, ecco, sindaci, sono solo loro, sono solo loro. Come apri il giornale se non trovi uno che sono sovvenuto? Sono sovvenuto a Roma significa l'hanno arrestato? Che l'hanno arrestato non sei contento? Cioè quasi quasi io vado a cercare in mezzo ai giornali, oggi non hanno arrestato nessuno, che è successo? Come mai? E allora tu dici facciamo un disegno di legge anticorruzione, rafforziamo veramente quelli che sono gli strumenti per cambiare questo paese, lavoriamo, portiamo a casa questo disegno di legge, otteniamo la calendarizzazione urgente martedì della prossima settimana in aula, si sveglia Renzi, hanno detto che si chiama Renzi, non più Renzi, si sveglia Renzi, arriva e dice no, no. Io ho un decreto, legge anticorruzione che presenterò. Ma che vuol dire? Ma allora, io studiavo con mio figlio l'altro giorno cittadinanza e diceva che un paese ha una costituzione laddove un cittadino vede garantiti i propri diritti e laddove i poteri dello Stato sono divisi. Esiste un potere legislativo che appartiene al Parlamento, un potere esecutivo che appartiene al governo e un potere giudiziario che appartiene alla magistratura. E tu mi vieni a dire che io in commissione ho pronto un disegno di legge anticorruzione e non lo discutiamo perché tu governo hai pronto un decreto legge. E chi se ne frega del decreto legge tuo? Io voglio discutere un disegno di legge di natura parlamentare, dove ognuno di noi ci ha dato l'anima, ci ha lavorato. E invece se può fare, dobbiamo aspettare e vedere che cosa ci verrà proposto da questo governo, che propone le soluzioni miracolose per tutto. Ci hanno una soluzione per tutto. Avete visto gli 80 euro? Vanno risolto la vita? Siete tutti più contenti? Allora non vi sta bene niente. E allora scusate, ditelo, no? Se venivamo e ve ne dicevamo che venivamo finta, perché qualcuno pensa che funziona così, che uno viene qua sopra e vi dice te ne da 80, te ne do 120, ti ha detto che te l'aver fatto un bilancio, io te penalizzo pure qualche altra cosa. E purtroppo esiste un'Italia che forse un po' di paura il cambiamento lo fa, signori. Il cambiamento è qualcosa che chiede coraggio, che chiede forza, che chiede voglia di mettersi contro. Come vi avanti se no non mi si sente, strillo come una pazza. Ma sì che si sente. Il cambiamento, ma io sono una persona felice, perché respiro che c'è il cambiamento, perché lo vedo nelle persone che non si sono abbattute, l'ho visto in ogni post che mi è arrivato il 26 maggio, come mi dicevano non mollare, non lasciateci soli, non smettete, non smettete di crederci, non fatevelo neanche un momento. Signori, oggi avete una grande occasione, oggi io lo dico a voi, non smettete di crederci, oggi, domani, quando sarà sarà, signori, ma questo paese appartiene ai cittadini onesti, e questo lo dovranno accettare anche loro. Grazie, grazie di tutto, ci sono persone meravigliose che portano di parlare. Grazie Modena, grazie.